uno sfarfallio, ronzio, silenzioso, assordante, come i denti di una bestia, no, di una macchina, si fa pensando. Sotto al crocifisso, di fianco all'interruttore della luce. Avvicina la mano, è vano tirarsi indietro, il foglio consumato, violato. Ti tiene al muro quando inserisci la carta, e porge un saluto, e porge un saluto. Ok ragazzi, come va? Buonasera. Come va? Questa è la nostra prima domanda. Tutto bene, grazie. Tu tutto a posto? Sì, va bene. Che poi queste domande si risponde sempre con un po' di, insomma, ipocrisia. Però io non prendo solamente. Ok, meno male. Come va quello vero? Quindi voi siete sinceri? Sì. Ok, va bene, perfetto. Gli ingredienti della pizza, fogliage più edera. Allora, prima di tutto fogliage, quindi di sicuro dobbiamo metterci un po' di tipo erbe secche, erbe aromatiche. Quindi cominciamo con rosmarino, timo, cumino, che è quella sulla pizza è strano, però secondo me ci può stare. Poi mettiamo anche lavanda, non si sa mai. Particolare, gourmet. La pizza alle erbe secche. La pizza alle erbe. E la componente edera? E la componente edera è quella psichedelica, non so se avete presente. Il giorno in cui mia madre andata a letto con mio padre, e forse per la noia lui mi ha cresciuto, e forse per i soldi poi non ha abortito. Il giorno in cui sono morto, quello in cui mi son drogato. Il giorno in cui sono morto, lo stesso in cui mi hai dimenticato. Progetti futuri legati alla musica? A settembre uscirà il mio nuovo, cioè il mio primo singolo. Wow. Registrato bene, prodotto bene con il video ufficiale, e per il resto spero diversi concerti, diverse opportunità di suonare in giro per Torino e spero anche per l'Italia. Okay. E non vuoi anticiparci nulla rispetto al nuovo singolo? Rispetto al nuovo singolo è la prima canzone che avete ascoltato, penso quella che è venuta alla fine peggio perché era la prima, quindi c'era tanta ansia. È stato abbastanza particolare trovarsi lì col microfono, con l'amplificazione, suonare una canzone davanti agli altri. Appunto è stata la prima, quindi non ero tanto sciolto. Quindi ok, va bene. È stato quindi più difficile rispetto alle altre, però sarà comunque quella lì il singolo di apertura. Okay. Di un eventuale EP o album. Okay. Everything ends and begins. Everything's gonna fade away. You just have to become life and the way it seems. I know you're ready to go out and see you take the burns for you. Samuele Zuccaro, ciao. Allora, innanzitutto ciao, ciao. Complimenti. Grazie. Tu porti il nome di un grande, il cognome sì, di sì. Un grande. Noi verso i grandi non possiamo che inchinarci. Zuccaro Fornaciari. È quasi Zucchero. E tu come ti poni rispetto a questo fatto? Che nome è simile a Zuccaro Fornaciari. All'inizio, appunto la mia infanzia, l'ho vissuta un po' male, perché pensavo essere sempre all'ombra di un gigante brutto. Poi verso i 30 anni ho pensato, però devi superarla.
ho fatto un po' di anni di analisi. Adesso che nei 45 possiamo dire che Stai meglio. Superato. Okay. Va bene, e il live invece com'è andato? Ma penso che di non aver mai suonato con una chitarra così scordata. E non capisco, l'ho accordata prima. Eppure il mi Vabbè. È andato così. Però fuori tempo, andato così. Cioè, ho suonato veramente male. Però a quanto pare sono diretti. Non ti buttare non giù, dai, non ti demoralizzare. Mi hanno preso un po' in giro, secondo me. Ma chi? Il pubblico. Lasciali stare quelli.